cari amici di Total Photoshop, bentrovati! Sono la Cri e siamo in compagnia del buon Photoshop CS5. Quest'oggi ci occuperemo di uno strumento, anzi di una regolazione, che ci permette di sostituire il colore all'interno delle nostre immagini. Parliamoci chiaro, di strumenti e di metodi per raggiungere il risultato che più ci aggrada o comunque il risultato migliore possibile, proprio nel senso di questi interventi, ce ne sono molteplici. Ma oggi noi ci occuperemo del pannello che ci si apre dietro la voce immagine dopo regolazioni alla voce proprio sostituisci colore. Voilà! Ecco il pannello o la finestra di dialogo che ci si apre nel momento in cui abbiamo intenzione di sostituire il colore all'interno di un'immagine. Ora abbiamo questi bellissimi crocus che sono anche probabilmente piuttosto semplici da modificare sotto questo aspetto, ma vi ricordo che gli strumenti sono veramente tanti e si possono raggiungere risultati accettabili o quasi perfetti anche assemblando gli strumenti insomma tra di loro e continuando a fare modifiche in aggiunta per poter raggiungere il miglior risultato. Come ho detto prima, oggi invece ci occupiamo di questo pannellino. Ci si apre appunto dopo aver cliccato su quella voce, non costruisce alcun livello di regolazione, quindi non avremo una maschera su quale lavorare, ma in realtà la maschera ci viene visualizzata proprio in questo pannello. In effetti, la prima cosa che abbiamo a disposizione nel momento in cui si apre questa finestra è proprio un contagocce attraverso il quale possiamo andare a selezionare all'interno della nostra immagine il colore che vogliamo modificare. Ecco, ad esempio, io ora seleziono questo lilla. Vedete cosa è successo? È apparsa proprio la maschera all'interno di questa anteprima e quindi vengono visualizzate in bianco le zone sul quale verrà effettuato il mio intervento e in nero le zone invece che non verranno toccate dalla mia modifica. Il comando che abbiamo qui sotto è quello della tolleranza. Questo vuol dire che muovendo questo cursore permettiamo alla nostra selezione, che insomma abbiamo fatto con il contagocce, di comprendere più o meno pixel colore simili a quello che abbiamo selezionato. In questo caso possiamo aumentare leggermente la tolleranza. Vedete che vengono comprese anche le altre sfumature di viola del nostro crocus. Se facciamo clic sulla selezione delle immagini abbiamo proprio l'immagine a colore, ma la visualizzazione della maschera a mio avviso è molto più chiaro. Se mettiamo il flag su anteprima abbiamo la possibilità di visualizzare immediatamente la modifica che viene effettuata. Quindi torniamo un pochino indietro sulla tolleranza. Dicevo, questo nella prima finestra, a primo acchito è il colore che ci viene visualizzato, è quello selezionato, mentre sotto abbiamo la possibilità di modificare attraverso altri cursori altri parametri. Abbiamo la possibilità di scegliere direttamente dal quadratino insomma colore il colore modificato, quindi magari possiamo salire su un rosso, andare a scegliere un bel porpora, diciamo ok, e vedete che già l'anteprima ci visualizza la modifica di sostituzione di colore. Ora che vediamo che insomma la modifica non è proprio così accettabile come dovrebbe essere, possiamo intervenire con i bei cursorini. Innanzitutto possiamo aumentare la tolleranza in modo da comprendere altri pixel adiacenti a quelli selezionati, oppure possiamo selezionare attraverso il contagocce con il segno blu più altre zone della nostra immagine proprio per andare in aggiunta a quelli che abbiamo selezionato precedentemente. Ecco che con un semplice clic comprendiamo anche tonalità diverse da quelle che abbiamo selezionato prima e rendiamo l'immagine con questa modifica un pochino più realistica. Con la pipetta, diciamo il contagocce con il
ogni segno meno andiamo a sottrarre invece alcune zone, e così da eliminare quelle sfumature o quei pixel colore appunto che, sul quale stiamo cliccando. Ma mi sembrava che l'effetto di prima era un pochino più realistico e quindi continuiamo a intervenire con il nostro contagocce. Ora, questa tonalità mi sembra un pochino forte, un pochino poco realistica, quindi possiamo lavorare sulla saturazione e abbassarla leggermente in modo da rendere un pochino più veritiera questa modifica. La luminosità invece in questo caso si è abbassata a meno 8. A mio avviso, se questo cursore rimane insomma nella zona 0, comunque quella di default che ci dà l'immagine, è forse la cosa migliore da fare. In questo caso possiamo scendere anche un pochino. Ecco che abbiamo modificato la nostra immagine e abbiamo modificato il colore. Dicevo che attraverso il selezionatore colore possiamo proprio andare a specificare con precisione il colore che vogliamo indicare, oppure possiamo muovere il cursore della tonalità, così come siamo abituati attraverso magari anche il livello di correzione tonalità saturazione, e andare a cercare un pochino a tentoni la tonalità sul quale vogliamo virare la nostra immagine. Questo risultato mi sembra un pochino il mio preferito, io lo lascerei anche così. E poi un altro piccolo accorgimento che possiamo attuare attraverso questa finestra di dialogo è cercare di essere un pochino più precisi nella selezione attivando il cluster di colori localizzati. Questo ci consente di essere leggermente più precisi. In questo caso la differenza effettivamente non è notevole, ma non mi rimane che lasciarvi insomma divertire con questa finestra di dialogo, con questo pannello sostituisci colore, per andare a modificare tutte le vostre immagini e perché no a renderle più intriganti, o semplicemente andandole a modificare per realizzare degli effetti particolari. Non mi resta che augurarvi un sacco di pensieri positivi. Ciao a tutti, alla prossima dalla Cri.